Ben ritrovati amici di Yokai Watch Italia, siamo ancora qui con Yokai Watch 4 nel Takeshi Castle, no, nel Takeshi Manor, qualcosa del genere. E dopo una mega scoreggia di Nekomata ci siamo piombati qua dentro perché sta succedendo qualcosa e noi dobbiamo cercare di scoprirlo. E come sempre vi chiedo di supportare i video che faccio, comunque la serie, con like, iscrizione al canale e attivazione della campanellina, perché ragazzi è estate e avete tempo di spendere una decina, una dozzina, una quindicina di minuti a vedere quello che succederà nella serie e per portarvi avanti per quando uscirà in italiano, così avete una guida di che cosa fare. Sì, i discorsi non saranno precisissimi, giustamente, non so il giapponese. Però possiamo. Ci inventiamo noi. Ok, siamo entrati in questo posto. Entriamo qua dentro. Perché il punto di domanda, il punto esclamativo ci dice entrare qua. Però è chiusa la porta. Presumo. Ce l'hai le chiavi? Scusa, è casa tua. Non c'hai le chiavi di casa tua? Wow. Ok. E sei brutta forte. Sei brutta forte. Era quella che c'aveva il ciappone in mano, mi sa. Ok. Forse è il boss finale della zona. Vabbè, lui se ne va. Riposiamoci. Prima di scoprire che cosa sta facendo e come cacciare questo yokai. Tu sei? Wow! Tu sei Whisper del passato, sei bellissimo! C'è i capelli miei, guardalo. Sono Whisper. Mi tolgo gli occhiali, mi faccio una riga nera qua, sono Whisper. Oh, tripletta di Whisper. Tripletta di. Sono stupendi. Bellissimo. Vabbè, ok. Quindi, spero che tu ci racconti la storia di questa. Sì. Allora, praticamente è un'assassina. È un assassino, un yokai che ammazza le persone. Ed è venuta qua per ammazzare voi. Ma come noi? Ma dai, ma cosa stai dicendo? Noi dai, tranquilla. Ok. Natsuma, a posto così? Va bene. Ok, è fatta. Dobbiamo raggiungerla e fare qualcosa. Vabbè, ma lo scopriremo solamente vivendo. Allora, scendiamo le scale. Prendiamo questo oggetto che magari ci è vitale. No, è da mangiare. Un prugna, un onigiri prugna. Un altro oggetto. Ok, io per non sapere leggere e scrivere su quelle cose lì non ci vado, perché sono le impronte di quella, credo. Andiamo di qua. No. Scherzavo, di lì non ci vado. Ma no, però se ne sta andando. Andiamo di lì. Andiamo. Ok, qua non ci posso andare. Porta. Perché lì non si poteva andare. Ok, siamo in una stanza dove ci sono vari oggetti da prendere. Il latte mumu. Ok, una bambola. Una cosa interessante. Un arc di qualcosa. Molto bene, però da dove si esce? Non posso uscire da dove. Ah no, ok, c'è una porta qua, non la vedevo, scusa. Scusate, non la vedevo, eh. State tranquilli. Siamo. Giochiamo a scacchi? No. Allora, guardiamo la mappa. La mappa non ci dà le zone dove non possiamo andare. Allora, lì no. Qua ovviamente no. Lei dov'è? Scusa, stavo scherzando, non ci vado di lì. No, però ci devo passare. Ah, ci dà la zona. Ok, ci stava sgamando. Quell'occhio lì penso che sia che ci stava per sgamare. Ok, là non ci vado neanche se mi dai della grana. Andiamo di qua a vedere che cosa c'è.
No, di qua non ci possiamo passare. Forse in sta porta qua? No. Una banana. Ah, possiamo entrare qua dentro. Bella questa zona, mi piace. Arredata bene, un po' classica. Non è il mio genere, però. Ok. Arancia. Dammi un coin. Oh, ho chiamato. Un ancient coin. Quasi possono trovare gli yokai classici e... Una chiave, questa chiave qua non l'ho mai vista. Però forse sono delle chiavi che ci servono per poter tornare alla nostra epoca. Probabilmente è così. Ci sono oggetti strani con il radar? No, non c'è niente. Ok, andiamo avanti. Vi sta piacendo il capitolo per ora? È un po' strano. Qui abbiamo una cosa. Ehi! Una bambola, cioè tutto sto bordello per una bambola. Dove vai? Lei va sopra e non ci sgama. Ok, quindi non è svegliissima la tizia. Noi possiamo entrare là dentro. Vedo dalla mappa che si può entrare là dentro. Ok, prendiamo questo. Passiamo larghi. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo entrati. Presumo che sia la zona che dovevamo raggiungere. Chissà quante cose ci siamo persi. Però va bene così. Devi... Dai, Nathan, sei il più piccolo. Quindi non ti fai... però io non mi vorrei far pugnalare. Se permettete. No, non vorrei farlo. Però tocca a Nathan. C'è un orologio. Ah, probabilmente puoi distrarlo usando l'orologio. Spero di aver letto giusto. Allora, fatemi studiare. Iniziamo ad andare a prendere le cose che ce l'ha. Bello questo. Cosa ci dai? Un anatras! Ok. Proviamo tutte queste robe. Tanto quella sta lì e si fa i fatti suoi. Io mi prendo tutte le cose. Mi prendo questo. Fammi vedere. Anche qua ci posso entrare. Però entra nella sua zona di competenza. Devo distrarla. Sì, posso usare l'orologio. Ok, sta suonando. Ok, l'abbiamo distratta. Sta venendo di qua. Vai. Dai, vai. Vai. Ok, è uscita. Posso prendere l'altra chiave. Ottimo. Ok, si è messa davanti all'ingresso. Però là c'è un pianoforte. Io userei il pianoforte. Proviamo a usare il pianoforte. Ok, e poi torniamo indietro. Corri! Corri! Si sta spostando. Fantastico, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a farlo al volo. Io passo qua. Ah, io scanno, eh. Ciao. Io me ne vado. Ciao. Bene. Andiamo su. No. Torniamo di qua. Mollatemi, cari yokai. Ok, torniamo nella nostra stanza. Bene. Ok. Cosa c'ha Nekomata? Lo vedo preoccupato. Forse dobbiamo sfidare quella... No, doveva solo scorreggiare. Ma dai, ma basta! Ma va! Ha sentito puzza? Cos'è stato? Non sto capendo quello che sta succedendo. Io credo che dobbiamo sfidarla, quella là. Ok, stiamo usando una 3. Andiamo a prenderci tutti questi oggetti qua. Una medicina. No, con te non ci parlo. È proprio bella sta stanza. Proprio classica. Mi piace un sacco. Altri oggetti. Ok, prendiamo questo. Vediamo qua. Ok, l'orologio. Questo
Questo credo sia l'orologio di una 3. Non possiamo prenderlo. Perché non possiamo prenderlo? Forse solo una 3 lo può prendere. Però una 3 non ha bisogno di orologi. Lui vede gli yokai e li chiama senza problemi. Cioè il precursore di tutto. Ah no, era destinato a me. Buono, buono. Quindi anche noi abbiamo un orologio. Dal fatto che ce ne poteva essere solo uno in tutto l'universo, nella termosfera fantastica di questo mondo, ce ne sono miliardi. Ok. Questo è il tutorial per... Dobbiamo sfidarli, immagino. Sì, infatti. Nekomata! Io ti evoco! E scandiamo tutti quanti! Vai, spacca tutto! Ok. È bellissima come vocazione. Nekomata! Nekomata! Ok. Ok. Dopo aver fatto il balletto possiamo sfidare questi yokai. Ma siamo in due, basta! Ah no, ma avevo anche gli altri! Scusami, ma quelli che abbiamo chiamato prima? Infatti! Ma di cosa parliamo? Qui spacchiamo tutto, spacchiamo. Ok, vediamo se sono forti o meno. Credo che siano normali, eh. Non so neanche di che rango sono. Però lui lo voglio. Lui lo desidero troppo. Battle start. Allora. Martelliamo. Xa lo userei per dopo. Nekomata sta morendo. Cioè, Nekomata è già morto. Andiamo, vieni qua a curarti, Nekomata. Cosa ha fatto? Sì, ma Nekomata non sta facendo niente. Ok, quello è morto. Schiaccio al punto. Questi sono fortini, eh. Cioè, perché hanno una vita altissima. Io ammazzerei prima questo. Ok, Nekomata. Ok, bravissimi. Siete stati bravissimi. Morto uno, gli altri si fanno easy. Easy, easy, easy. Yatta! Ok, quindi abbiamo imparato a usare... Abbiamo imparato a usare gli yokai, il nostro orologio. Bravissimo, ci dice Whisper. Il nostro nuovo maggiordomo. Scusami, ma lui? Io spero che possiamo usare pure lui. Come si fa? Perché c'ha dei funghi sull'elmo. Vabbè. Allora, andiamo. Posso curarmi? No, non posso curarmi. Tu mi fai curare? Assolutamente no. Vattene. Ok, me ne vado. Dobbiamo andare giù? Sì, dobbiamo andare giù. Io presumo che dobbiamo andare a prendere a schiaffi la tizia. Sì, siamo tornati in questa stanza qua. Dobbiamo disinfestare la casa. La mansion. Taran, ci abbiamo l'orologio. Oh, grande, sei un fico. Ce l'abbiamo tutti qua, scemo. Infatti, vedi. Ah, ma guarda che ce l'abbiamo tutti. Ah. Ok. La tizia ha preso i Whisper. Dobbiamo sfidarla. Va bene. Sfidiamola. E ci dovrai andare tu. No, dice, ci vado io. Sono OP con i miei 3 yokai. Io sono una 3. Chissà come cacchio si chiama. No, ancora non mi è venuto in mente. No, allora. Ah no, ci vado sempre io. Va bene, ok. Andiamo. Spero di poter cambiare. Ok, sono svenuti. Spero che non siano morti. Ok. Sei brutta forte. Bene, ci sta attaccando. Vabbè, però possiamo trasformarci tutti quanti, credo, spero. Tranne Nathan. Nathan per ora è quello più pacco. Allora, picchiamola un po'. Mi sarebbe molto piaciuto...
Tipo ricaricare gli yokai. Io non so cosa fa XA l'energy max di Nathan. Però aspetterei un attimo per farla. Vediamo se riusciamo ad arrivare almeno a metà. Vabbè, la stiamo scannando di brutto. Mi devo curare. Non ha fatto niente. Non ha fatto niente. Perché? Ce la siamo giocata così? Ok. Uso lui. Lui si è trasformato. Cambia Natsume. Ok, abbiamo Natsume. Non li abbiamo fatto. Non gli fa niente tutta sta roba qua. Però almeno Natsume può curare. Non abbiamo bisogno di cure. Vabbè, non mi sembra fortissima per ora. Magari si trasformerà e diventerà OP. Ok, tanto c'è una 3 che sta prendendo tutte le sberle. E credo sia immortale. Ok, diamo il pollice su. Non mi sembra fortissima la tizia. Robonian! Mamma mia, Robonian! Ok, ha fatto un nuovo attacco. Komasan. Finalmente arrivano gli yokai forti. Mi ha shottato Natsume! Ok, Akinori. Akinori non è carico però. Ok, sta mossa qua sciotta. Zio, ti devi togliere. Mi è morto Akinori. Ok, mi posso trasformare. Ma ti disintegro adesso, zia. Ti disintegro. Ti scanno. Faccio la super mossa pure. Dai, è andata bene, è andata bene. Spero che non ci sia qualcun altro dopo. GG ragazzi. GG. Ok. Era più forte Akala, eh. Però anche perché durava molto di più Akala. Medicina. Ok, morta. È ufficialmente deceduta. Ma dai, ma eri questa petardina qui? Dimmi che diventi nostra amica, per favore. No. C'è tutto sto bordello da questa nana qua. Baba. Bamba. Ma questa è Bamba. Possiamo usarti? No. Peccato. Ci ho creduto. Guarda i Whisper dietro senza parole. Ma cavolo. Potevamo fare che poi sono. Cioè anche loro combattono in realtà. Però se la menano. Cosa sta succedendo? C'è un video pesantissimo a sto punto. Ah, ok. Loro sono nel futuro. E cosa stanno guardando? Ci stanno aspettando. O forse vengono a trovarci? Vengono nel passato? Non ho capito. Dobbiamo disintegrare questa porta. No, la sta aprendo. Stanno venendo loro. Oh, cavolo. Oh, cavolo. Vabbè, abbiamo risolto il mistero dell'assassina Bamba. E puoi tornare a casa, zio. Sei tranquillo. Però io credo che Natra adesso si unisca a noi, alla spedizione. Possiamo tornare indietro? Abbiamo la ma perché hai aperto la bicicletta al contrario? Sei impazzito? Credo che sia finita il capitolo. Andiamo a vedere. Vabbè. Sì, possiamo tornare nella nostra epoca. No, anzi, credo che torniamo dove c'era Kirin. Cioè, se tanto mi dà tanto,
No. Non con l'orologio, ci sono le chiavi, e i 15 chiavi. Ah no, Bambala apre. Non vi preoccupate, ci penso io, perché l'ho messo io il sigillo. Ok. Vai, aprila, zia. Ah no, gli ha dato il potere. Ah, probabilmente gli ha dato il rango D anche a lui. Ok. Arigato. Ciao. Bambà. Carina. Simpatica. Andiamo. Torniamo indietro. Sì, voglio tornare. Voglio viaggiare nel tempo. È stato un piacere conoscervi. Ah dai, ma vieni con noi. Abbiamo bisogno di te. Aiutaci. Mattanè. Ciao. Ciao, è stato un piacere. Ah, erano così carini e teneri. Oh, adesso siamo diventati amici. Via. Corriamo via. Salviamo o c'è un video? Non lo so, non lo scopriremo mai. Credo un video, ci sta mettendo un po' troppo tempo. Ok. Siamo tornati nel presente. Nella nostra epoca. Ok. Wow. Inao, quando esci così io mi prendo gli sbocchi, i coccoloni. Ma cosa ci fai a casa mia? Cioè, usiamo anche Inao? Ok. Abbiamo salvato, ragazzi. Capitolo finito. Abbiamo finito anche il capitolo 4. È stata tosta questa boss fight che abbiamo fatto adesso. Però ce l'abbiamo fatta. Con qualche stratagemma. Abbiamo ammazzato un po' di persone. Poi sono tornati in vita tutto quanto. Va bene. Io direi che per questo episodio è tutto. E quindi lasciamo un bel like. È venuto un pochettino più lungo rispetto agli altri, ma ne valsa la pena. Li siamo tolti di torno. Questo capitolo. E ci vediamo alla prossima. Semplicemente lasciamo un bel like, iscrivetevi al canale, campanellina e link in descrizione come sempre. Bella lì, ragazzi. Alla prossima. Ciao ciao.